Buongiorno a tutti e bentornati su Gaming Galaxy. La domenica arriva il video speciale, fatto solo ed esclusivamente se ci sono novità o patch o live dei titoli che seguiamo. Quindi vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulla nostra galassia. Si torna a parlare di Cyberpunk finalmente. Nel periodo natalizio le news erano pressoché scomparse e sinceramente a 4 mesi dall'uscita se ne sentiva la mancanza. Il creatore di Cyberpunk 2020, Mike Pondsmith, rivela un possibile nuovo personaggio non giocante, o NPC, e una missione secondaria che potrebbero essere aggiunti al titolo per l'uscita. CD Projekt Red ha confermato diverse entusiasmanti NPC per Cyberpunk 2077, come Johnny Silverhand, un personaggio interpretato da Keanu Reeves, e questo nuovo personaggio è un altro che si potrebbe aggiungere all'elenco. Nei post su Reddit, Pondsmith ha raccontato a un fan di una campagna che aveva creato per il gioco da tavolo, per intenderci Cyberpunk 2020. La campagna si chiamava Mikiko Night Out e la protagonista è una diciottenne di nome Mikiko, figlia del CEO della Rusaka Corporation. Lei e la sua guardia del corpo in questa avventura ruolistica iniziano a causare problemi a Night City. Mikiko, che Pondsmith definisce un meraviglioso NPC, è una Battle Angel Alita e una Girl Genius, e ha anche un'avventura con un cyborg di nome Adam Smasher. Questa indiscrezione ci fa presumere che non solo vedremo Keanu Reeves come attore all'interno del videogame, ma probabilmente, ma è solo una mia ipotesi, anche altri attori, magari meno famosi, interpretare qualche altro NPC che popolerà il mondo di Cyberpunk 2077. Un'altra indiscrezione, ma è una news vecchia, volevo solo riprenderla per dire la mia, visto che sui social la gente sembra scandalizzata, è uscita la mappa presa dal compendio comprabile su Amazon della mappa della città. Questa mappa, che vedete ora a schermo, è molto piccola se paragonata alle mappe di The Witcher o GTA, e la gente si è subito presa male vedendo una cosa del genere. Ebbene, la gente dovrebbe bere meno caffè, in quanto quella mappa non è tridimensionale e, come tutti sappiamo, Cyberpunk è sviluppato in altezza e non in larghezza. Infatti la città, come anche dichiarato da CD Projekt, ha tre o più livelli in cui il nostro personaggio si potrà muovere, passando dallo sprawl, il livello più basso, alla parte alta della città dove vivono i più ricchi e potenti, passando per vari piani cittadini intermedi in cui vivono vari ceti della popolazione. Quindi, per favore, tranquilli e prima di rosicare o puntare il dito scandalizzati, fate almeno uscire il titolo. Il video è finito, vi ricordo di seguirci su Mixer durante la settimana, trovate il link in descrizione e vi saluto con il solito GG a tutti quanti.